CBSN News. Le principali notizie dal centro della Puglia. La buona giornata da Radio CBSN, edizione di mezzogiorno del nostro notiziario locale. Giovedì 27 giugno, da Piazza Marconi alle ore 20, viene rilanciata una idea legata alla visione futura sostenibile e responsabile per il turismo a San Michele Salentino. Dopo 4 incontri, ora viene ufficialmente presentato il documento programmatico sullo sviluppo territoriale del turismo e consegnato agli amministratori locali sotto il nome di San Michele Ospitale. Ad aprire la manifestazione il primo cittadino, Giovanni Allegrini, il compito di illustrare il progetto alla responsabile Rosanna Picocco. All'evento prevista anche la partecipazione di Attacco Poetico, Menamè, Trullo Sociale, Associazione dei Macellai, Cooperativa Borgo Aieni, oltre a singoli cittadini, esercenti e operatori turistici. Un avviso pubblico per la presentazione di domande per l'accesso ai percorsi di assistenza alla socializzazione dedicata ai minori e all'età di transizione fino a 21 anni con disturbo dello spettro autistico, anche tramite voucher. L'avviso è indetto dall'ambito territoriale sociale numero 3 e a sostenere le famiglie residenti nei 6 comuni dell'ATS BR3, ovvero Francavilla Fontana, San Michele Salentino, Villa Castelli, Celemessapica, Carovigno e Oria. Per l'estate 2024 il comune di Ostuni ha stabilito nuove deroghe agli orari delle emissioni sonore in occasione delle numerose manifestazioni di musica organizzate dai gestori dei pubblici esercizi. Le deroghe saranno in vigore dal 29 giugno al prossimo 30 settembre. Venerdì e sabato lungo la costa fino alle ore 2, nel centro urbano e zone rurali fino all'1. Ci sono poi limiti alle emissioni sonore ed infine, dopo gli orari consentiti, gli impianti devono essere rigorosamente spenti. Venerdì 28 giugno alle ore 20 presso l'atrio del Castello di Mesagne per la rassegna Emozioni in musica e parole, Antonio Cucciniello presenta il suo romanzo Patenata, Matenata, Soffrire per rinascere. Dialoga con l'autore Antonella Nicolella, presenta Silvia Di Dio. Giovedì 27 giugno alle 20.30 in piazza Leonardo Leo a San Vito lo spettacolo di fine laboratorio dal titolo A la carte di Enzo Toma con i ragazzi del centro diurno Raggio di Sole di San Vito dei Normanni. Domenica 30 giugno ad Ostuni si tiene la 17esima edizione della sfilata Attacchi d'Epoca, appuntamento imperdibile per gli appassionati e regalare momenti di magia e nostalgia. Nella sfilata ci sono appunto da ammirare le carrozze storiche, oltre ad un tributo ad un modo di vivere che ha segnato profondamente le nostre radici. Inizio di questa sfilata alle ore 18.30 con partenza dal Foro Boario. Come ogni anno, la stagione estiva provoca scarsità di sangue presso i centri trasfusionali. Per far fronte a tale critica situazione, l'Avis Comunale di San Vito e la parrocchia Santa Rita, in collaborazione con il centro trasfusionale di Brindisi, organizzano per domenica prossima, 30 giugno, una raccolta di sangue dalle ore 8 alle ore 12 presso la parrocchia di Santa Rita in via 25 luglio. Coloro che vogliono partecipare possono prenotarsi chiamando il numero 328-53-62169. Ed era l'ultima notizia di questa edizione di Mezzogiorno, prossimo appuntamento con le notizie locali sulla nostra emittente questa sera alle ore 20. A tutti grazie da Piero Vastra che ha condotto in studio e da Antonio Semeraro che ha curato la parte tecnica. A tutti buon pomeriggio. Resta aggiornato sulle news dalla Puglia. Segui a pugliawebtv.it.